E sarà nei cinema a novembre la commedia Cultura Complice. Noi di Cinema in FM abbiamo incontrato uno dei protagonisti, Chicco Cocci, ascoltiamolo. Parliamo di Cultura Complice. Cultura Complice è un film diretto da Massimo Longo, da me interpretato, io faccio Mirko che è il protagonista del film. Cultura Complice è un film che ha preso diversi premi a tanti festival, ultimamente 10 giorni fa ha preso il film come migliore sceneggiatura al Festival del Cinema di Catania, Catania Villa Bellini, poi ha preso il premio al Festival di Spoleto e tanti altri festival dove sta partecipando e quindi sapremo l'esito a ottobre. Cultura Complice è un film molto bello, la storia è molto intrigante perché è la storia di questo ragazzo che dalla Sicilia si trasferisce in America, tant'è che il film è ambientato tra Stati Uniti e la Sicilia, e lui appunto ha questo sogno americano di diventare imprenditore in America, di fare successo in America. In realtà in America ha molto successo perché riesce a creare dei grossi centri di equitazione e in America diventa un personaggio, quindi fa tanti soldi, ha grandi successi e lui pensa nella sua mente di poter, dopo tanti anni di successo in America, di rientrare in Sicilia e fare lo stesso sogno americano, portarlo nella sua terra, portarlo in Sicilia. In realtà quando rientra in Sicilia riesce a creare questa impresa, questi centri di equitazione come ha fatto in America, soltanto che in Sicilia purtroppo si scontra con delle realtà che non sono americane e quindi in Sicilia trova delle grosse difficoltà. Questo suo sogno americano da portare in Sicilia, dopo qualche anno questo ragazzo si ammala per i dispiaceri, si ammala per tutto quello che gli succede in questo suo sogno siciliano di fare questi centri di equitazione, e a un certo punto, ammalandosi, lascia una lettera al suo migliore amico dove spiega esattamente che in realtà sì, è vero che la Sicilia è bella, ma è difficile riuscire a creare delle attività importanti in Sicilia perché ti scontri con delle realtà che sono le tangenti, le estorsioni, insomma con delle realtà brutte che comunque ancora esistono in Sicilia. E quindi questa ragazza alla fine muore, però lascia questa lettera commovente e appunto, e poi alla fine purtroppo il suo sogno svanisce e finisce perché appunto incontra delle realtà non belle. Però è un film significativo perché ti fa capire appunto che questo grande entusiasmo che hanno alcuni siciliani nel portare successo, e in America riescono a trovare successo, purtroppo poi spesso da noi al sud non è così semplice riuscire a fare le stesse cose che fa in America. Insomma. Quindi è un film molto bello, devo dire che c'è una storia pesante, intrigante, ma un film che secondo me vale la pena vederlo, quindi io vi consiglio Cultura Complice, diretto da Massimo Longo, interpretato da Chicco Cocci e tanti altri brevi attori, Massimo Pistagna, Angelo Corsaro, eccetera, eccetera. E quindi vi invito, andatelo a vedere, Cultura Complice di Massimo Longo, interpretato da Chicco Cocci. Quando il film sarà nelle sale cinematografiche italiane? Ma il film esce, considera che in questo momento è appunto in tutti i festival del cinema, sia nazionali che internazionali, quindi aspettiamo di concludere tutti questi festival e poi sì, appunto verso novembre uscirà nelle sale di cinema di tutta Italia, appunto appena conclude questo iter, questo passaggio nei festival del cinema. Cinema in FM, anteprima. Vieni, vieni, dai, che ti offro un aperitivo. Salute. Alla sua, salute. Vedi, la Sicilia è un'isola d'oro, culla della cultura, ricca di sole, generosa di natura. Dai, ma questo non può bastare. Sai cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe un trapianto della nostra mentalità imprenditoriale. Allora sì che tutto sarebbe diverso. E poi, purtroppo, siete succubi di un certo potere. Tocca a voi giovani dire basta, hai capito? Non dovete farvi spezzare come un grissino. Certo, lo capisco perfettamente. E se davvero per me metà si è fatto tardissimo, io devo andare, purtroppo mi aspettano. È stato un vero piacere, signor Bevilacqua. Ma signor Bevilacqua, va benissimo Arnoldo. Vieni a trovare quando vuoi. In bocca al lupo, Crepi, buona giornata, signor Bevilacqua. Buona giornata, Grazie, buona giornata. Ciao, e mi raccomando, duro, Hey, my friend, how are you? Hey, ciao. Come stai?
mai? Che piacere! Ti presento Marta, la mia! Piacere, Marta! Sì, avvocato Lombardo, non ti chiedo neanche come stai. Sei in formissima! Anche tu sei in forma, bello, riposato! Bello! Ma dimmi, fai ancora lo stesso lavoro? Ma quale? Ah, vai, il collaudatore di materassi. Ah, certo, dopo un Master of the Loves, le scia siciliano, of course. È inutile, tuo padre americano, ma sei nato in Sicily. Enrico, te l'avevo detto che non era una reggia. Ma neanche lo stavo. Facchio. Ma allora non parli di questo. Sì, anche te adesso, stronzo. Un sempre siciliano che scoccia, sì, eh. Fammi tu, guarda. Il venerdì e nel weekend ascolta Cinema in FM con Lucia.